asphalt and they took away my land. And now the monument before us, it stands so tall and proud. Marco, non è che hai deciso di ripartire per un 8000 per dimostrare a te stesso o agli altri che sei ancora in grado di farlo? Ma no, è che ho voglia di tornare là. Non voglio dimostrare a nessuno. Se vedo che non funzionano le cose, torno a casa. Io non è che... La fortuna mia è che non ho sponsor, ho dei piccolissimi sponsor che sono degli amici che mi aiutano con un po' di soldini, ma degli amici. Di conseguenza anche se io torno non ci sono problemi. Tu hai detto che nel 2006 hai già provato il Lozze. Eravamo io ignaro. Tornavo allo Sisa Pagma e dopo 10 giorni noi stavamo già tentando un altro 8000. E di sicuro, almeno io, non avevo recuperato facilmente le forze, e però io ho rinunciato e faceva troppo freddo. Poi è un canale abbastanza ripido, ma aveva freddo all'ombra. A questo punto guardavo in alto, dico, ah, guarda che arriva il sole, invece era la luna. Tu però hai detto che ancora non riesci ad allenarti bene, ti fanno ancora male i piedi. Aprile non è un po' troppo vicino? La mia paura è il freddo, io ho paura del freddo. Logicamente dopo un congelamento non puoi avere paura del caldo. Non riesco a correre perché senza le dita il moncone fa male. Non è, ripeto, non sono mica il primo amputato che torna su un 8000, ce ne sono giro tanti, perché ci sono tanti alpinisti forti che gli manca dita dei piedi. Qui non è il confortone, non è un supereroe, è una persona normalissima. Siamo un po' particolari, perché se guardo un po' indietro gli altri alpinisti non ce n'è uno che ha una vita normale, perché sono tutti un pochettino... tutti un po' incasinati, però vabbè, siamo fatti così. Tu però mi avevi detto che il tuo sogno resta quello di mettere su famiglia, di sposarti e di avere dei bambini da portare in questa baita in mezzo al bosco. Beh, di sicuro, quella è una cosa bellissima. Dopo ho ancora tempo, perché non sono mica vecchio, ho 38 anni, per cui faccio ancora tempo a fare una famiglia. Sì, beh, pensare di avere qui 4 bocce intorno a questo tavolo, con questo fuoco... e raccontargli le storie del papà o fargli vedere la mattina alle 5 i caprioli fuori del prato sarebbe bellissimo, però non è così semplice, perché i bambini non sono mica dei giocattoli, se li metti al mondo puoi anche dopo creargli una vita, per cui bisogna stare un pochettino attenti, però resta sempre comunque un sogno. Max a marzo compie 25 anni, numero speciale, copertina speciale, noi vorremmo affidarti qua la copertina di Max del numero dei 25 anni e vorremmo che tu ce la portassi in cima all'Ozze. Beh, questo è un onore sicuramente, perché è un onore. Io spero di riuscire ad andare in cima all'Ozze, e se vado in cima all'Ozze di sicuro questo lo porto con me. Noi ti facciamo in bocca al lupo, ma ti diciamo anche che se avrai freddo di fermarti prima della vetta. Di sicuro, perché se mi tagliano ancora qualcosa dopo qui, non faccio anche le scarpe, mi fanno sui ferri come quel cavallo. Grazie a te, in bocca al lupo. Ciao. Grazie. Marco. Animal gelato.